Espresso News, politicità della politica, attualità attuale per una società che anela libertà di espressione. In questa puntata, perché aiutarli a casa loro non conviene? Uno sguardo ai numeri delle vittime di guerra. Salve a tutti, bentrovati con una nuova puntata di Expresso News. Oggi ci occuperemo del fallimento del cosiddetto aiutiamoli a casa loro da parte di noi occidentali. Chi ha avuto come me un nonno che ha combattuto in una delle guerre mondiali, siamo cresciuti con la fatidica frase appunto che dobbiamo ritenerci fortunati per non aver assistito alle atrocità della guerra. Il che è vero, nel senso che la guerra a casa nostra è finita, ma non è sicuramente finita altrove. Infatti i miei primi ricordi per quanto riguarda la guerra risalgono al conflitto nei paesi dell'ex Jugoslavia. Mi ricordo l'indomani dell'attacco alla città di Sarajevo, che venne quasi distrutta e rasa al suolo, però ero troppo bambino. Ma mi ricordo sicuramente invece l'11 settembre, il giorno dell'attacco terroristico alle torri gemelle, il quale ha causato la morte di 2.977 civili. Poi, secondo panorama, aprile del 2019, il nostro sostegno all'America nella guerra in Afghanistan ci è costata 54 morti e 8 miliardi di euro, una modica cifra. Però diciamo che le perdite non sono state solo da una parte, anche perché l'UNICEF ci dice che soltanto tra il 2009 e il 2018 sono morti 6.500 bambini, 15.000 feriti, nonché 3,8 milioni di bambini hanno necessità di assistenza umanitaria. Un articolo di Repubblica parla di 4,6 milioni di afghani sradicati, 2,7 milioni di rifugiati e 2 milioni di sfollati interni. Detto questo, l'ONU ci fa anche sapere che gli Stati Uniti d'America hanno causato molto più morti civili dei talebani stessi. Infatti, soltanto tra il 2001 e il 2011 sono morti 67.000 civili afghani. Partita questa prima offensiva, nel 2003 si inizia a parlare di armi di distruzione di massa, che non sono mai state trovate, comunque tutto questo per giustificare l'intervento e l'invasione dell'Iraq, convinti che dovevamo portare il nostro modello di democrazia. In questa guerra in Iraq sono morti 4.520 soldati americani, 180 inglesi, 33 italiani, 23 polacchi, ucraini, bulgari e quant'altro, per un totale di 4.798 soldati uccisi. Al tempo stesso però non possiamo trascurare quello che ci dice la rivista scientifica inglese The Lancet, che parla di 68.000 civili iracheni uccisi. Altri conflitti dei quali abbiamo sentito tanto parlare è ad esempio quello in Siria, del quale si è iniziato a parlare soltanto una volta che poi è stato aperto il vaso di Pandora degli immigrati, però non ricordiamoci che il conflitto in Siria risale quasi a 9 anni fa, perché siamo nel marzo del 2011 quando iniziano delle contestazioni contro l'allora presidente. Nel 2012 scoppia poi la guerra civile e poi gli Stati Uniti d'America, la Francia e gli inglesi per qualche motivo decidono di sostenere i ribelli. Ma al di là di tutto questo, concentriamoci su un dato che è importante, ovvero che sono morti quasi 500.000 persone. Poi, senza citare la guerra in Libano, la guerra in Libia, tutte le altre guerre in Africa e quant'altro, andiamo ai fatti più recenti di cronaca, che il presidente americano ha deciso di fare un raid aereo durante il quale viene ucciso Soleimani in Iran. Quindi, a parte il fatto che se lo fanno, diciamo, i talebani è un attentato, se lo fanno gli americani è un raid aereo. Quindi mi piace questa distinzione, ma al di là di questo ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso, perché appunto si rischiava un conflitto mondiale. Poi c'è chi parla che gli iracheni stavano progettando degli attacchi alle basi americane, c'è chi invece parla dei giacimenti di olio che sono stati trovati da un valore pari a 52 miliardi
di dollari. C'è chi invece parla di un accordo tra Erdogan e Putin, quindi Turchia e Russia, per appunto accordarsi con il Medio Oriente, per mettere fuori da ogni trattativa l'Occidente. Al di là di tutto questo, io direi che come civili, come cittadini, come figli della razza umana, abbiamo un solo dovere, quello di dire no alla guerra. Cito la Costituzione italiana, la quale appunto ripudia la guerra e dico: ah, tenetevi i vostri sporchi affari, noi vogliamo soltanto la pace. Quindi, detto questo, io spero che anche questo video di oggi vi abbia in qualche modo fatto riflettere sulle dimensioni del fenomeno. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e sempre e comunque, self-expression is freedom, do not let anyone or anything stop you. Thank you.